Salve a tutti cari amici di The Abusi Game e di World of Wrestling.it, videogiocatori ma soprattutto videogiocatrici di SmackDown vs Raw featuring ECW 208. Stavolta lo posso dire veramente, è General Manager di The Abusi Game e di Raw vs SmackDown. Qui è l'artefice, è Jackie, compagnia. Dello specialista, Michele. Ed è l'eremita Pepino. E vi diamo il benvenuto in questo 15° episodio di SmackDown vs. Raw 2008, la General Manager Mode. Come ormai abbiamo detto, simuleremo più show possibili per poi andare a giocare il pay-per-view. Quindi oggi in teoria dovremmo simulare bene 6 show e poi andare a giocare lo show della ECW. Credo sarà una cosa impossibile. Vediamo nel corso del video che cosa fare. Nel frattempo, ti leggo alcuni suggerimenti che non abbiamo visto la settimana scorsa. Vai anche scorsa. poi nel video l'ultimo su YouTube, che c'erano altri suggerimenti. Quindi anche qui, ragazzi, suggerite delle cose che prima o poi li prendiamo in considerazione. Alessandro Livi mi scriveva: 1. Vi dico di iniziare le faide in un pay per view e finirle nel successivo. Portate avanti le faide facendo lottare tra di loro i diretti interessati all'inizio e poi alla resa dei conti. Invece, negli show settimanali proponeteli in promo o in match in cui loro sono manager. Cioè, la faida con loro che si affrontano, il nostro Alessandro dice di farla ai pay per view, mentre durante i show settimanali si affrontino, dove però uno dei due è manager dell'altro, in modo che non combattano tra di loro. Cioè, quelli che sono in faida tra loro, sì, uno deve fare il manager dell'altro. Sì. Dell'altro avversario. Ah, dell'avversario, non di quello. Ah, perché dicevo, che senso ha metterlo come manager del suo. 2. La gestione di Pepigno è scellerata. Chi è questo? Alessandro Livi dice. Livi. Le stipulazioni dei match influiscono. Non ti si vede, Pepigno, influiscono sulla condizione fisica dei wrestler. Prima che si stancasse Cena, faceva solo match first blood e hardcore. Stessa cosa vale per gli altri tipi di match, ladder, table e varie. Gestite bene le stipulazioni. 3. La rivalità Davide contro Golia non si riferisce alla stazza del wrestler, ma alla loro valutazione. Quindi uno che ha una valutazione altissima e uno che ce l'ha misera. Questo io proprio non ci sarei mai arrivato. 4. Chris Masters deve migliorare in popolarità, altrimenti la faida con Batista non andrà a buon fine. Ma scusate, ma non era Roy's Masters? Roy is Masters! 5. La popolarità dei wrestler è determinata anche dal tipo di incontro. Non mandate wrestler contro una diva, altrimenti cala a picco la sua popolarità, così come quella dello show. Quella. 6. E ultima. Jack deve trovare un modo per aumentare i soldi, altrimenti con quelli che ha fallirà tra poco. Non so che. Scusami se sono stato prolisso, buona serata. Bene, i consigli di Alessandro Livi li abbiamo ascoltati, cerchiamo anche di prendere in considerazione. In tanti ci hanno chiesto: comprate le leggende. Come caspita si fa che non abbiamo i soldi per comprare le leggende? Prima di leggere i commenti, un amico ci ha detto che probabilmente non riusciamo a accettare John Cena che si prepone, perché abbiamo i roster pieni. Pieni di... pieni proprio. Pieni di lottatori. E com'è che ci fa espandere il roster? No, non si può. Non devi espandere, devi licenziare qualcuno. Decurtare. Ah, bene. Comunque. Ale... John, Ale con 3 E, John. Pepigno ha le superstar migliori, ma le sfrutti poco per il titolo. Quando hai il pay per view, e in teoria oggi dovresti avere il pay per view, fai un bel Hell in a Cell match a 3 con Taker, Orton e Cena, così per lo bacco. Potete anche giocare. Per bacco. Killer 99. Io proporrei questa cosa su WWE 2K17 nello Universe.
Luigi Luciano Scigliano, che povero uomo, ogni volta ci scrive sempre, spero che tu faccia il copia e incolla, perché sennò ogni volta perdi 20 minuti di vita. Propongo un draft, scambio tra SmackDown e Raw, no, e uno tra ICW e Raw. Primo e doppio scambio, Rey Mysterio e Chavo passano da Raw a SmackDown e MVP e Burko Regal passerebbero a Raw. Io non ti venderò mai Regal, quindi okay. Purtroppo finisce qua. Secondo scambio, Marcus Corvon passa da ICW a Raw e King Booker o una Divas passerebbero alla ICW. Il problema è che io non voglio una Divas perché non so cosa farmene di queste. E anche questo. Però King Booker magari. E anche questo, mi sa. Che no, vabbè. King Booker. Consiglio a Michelle di pushare Kalì per il titolo mondiale dopo questo match, con questo draft. E vai, visto l'ultima puntata, Great Kalì è infortunato. Si è rotto il naso. E... anche se stesse bene. Soffre di... Preferisco fallire. Soffre di naso rotto. Preferisco fallire. Però... lo terrò in considerazione comunque. Rey Mysterio e Chavo potrebbero andare per il titolo Cruiser, MVP per il titolo intercontinentale, e Marcus Corvon potrebbe formare un grande tag team con il grande Bobby Lashley, visto i pessimi risultati da solo, e andare per i titoli di coppia. Booker T fare una faida contro Ric Flair. Diego Battistoni ci dice che vorrebbe John Cena a Raw. Benny Julie ci scrive quello che dicevo prima. Raga, secondo me non potete accettare le superstar che vogliono trasferirsi perché avete i roster pieni. Quasi quasi io a dopo mi tolgo dalle scatole The Great Kalì. Dimmi! Cos'è che hai fatto da mangiare? Cazzarola. Allora facciamo un quarto alle otto. Teoria no. E tu dici di sì. Va bene. Ciao. Vi prego non cancellate questo, che è la parte migliore. Mandalo nei fuori onda. No. Sì, dai. Mandalo alla fine almeno. Ritorniamo con voi dopo che abbiamo interagito con la regia. Non mi ricordo se hai tagliato o meno Benny Giuli che dice: ragazzi, secondo me non potete accertare le superstar che vogliono trasferirsi perché avete i roster pieni. Sì, perché non ti ricordi, perché non l'ho ancora fatto. E tu invece hai detto che volevi sì, tagliare Kalì. So. Volevo tagliarlo in due. Alberto del Rio Varese. Vabbè. Andate sul negozio a fare acquisti. Ma secondo me... a comprare che roba. Ma secondo me gli acquisti si possono fare non in questa modalità, perché... ci abbiamo già provato diverse volte. Se siamo così, perché è uscito il record in finish? Sta andando ancora. Quindi vai avanti. Se siamo così rincoglioniti da non essere in grado di comprare nessuno nello shop, scriveteci parola per parola quello che bisogna fare in modo che lo si possa fare. Alessandro Livi, Michel, ma tutti i consigli che ti avevo dato su Facebook li ho appena letti. Mario Mesoraca o Mesoraca, scusami. Forza SmackDown, di gran lunga il miglior roster, come tra l'altro anche la realtà. Ovviamente concordo con te. Beh. Nicolas Cordella scrive: fai la Naruto mod. Sì. Siamo pronti per Raw. Inizia con questo match singolo, però sono entrambi accompagnati dai manager che sono HBK e JTG, giusto? Quindi cosa mi dite? Di tu prima, annuncia chi è che lotta. E c'è capito. Lotta Triple H contro Chad. Con manager? No, contro. No, contro manager. Chi è questo qua? JTG? JTG. JTG? Triple H contro JTG. JTG. No, non è Chad. Ma questo qui in primo piano non è Chad. O è JTG? Secondo me è JTG. Ok, giusto allora. JTG.
Comunque vince la DX. Così sì. È più facile. Tutte le volte dite così, ma la DX non vince mai. Infatti è in discesa. Per me vince la DX. I GTG. Vabbè. E ma figurati. King Booker contro Mysterio. Booker. Rey Mysterio. In un steel cage, Rey Mysterio. Booker. Ma non l'avevi già fatto anche l'altra volta? Ma è la rivalità. La rivalità continuano a menarsi fino alla morte. Candice, che non lotta, quella che è accompagnata da Candice. Non è accompagnata, proprio in uno contro due. Ah, ok. Per bacco. Main event time, ragazzi. La prima volta che si scontrano, Batista contro Chris Masters. Batista. Master. C'è il titolo in palio? No. Batista. Master. E quindi non è più Royce Master, ragazzi. Royce Batista. Ok, continuiamo. Le rivalità c'ho Corvone, Ric Flair, John Cena e Kate Taker e quelli lì. Ok. Ma non hai lo show, Sì, no, voglio vedere come sono. Ah, cos'è allora? No. Volevo vedere se potevo. E non ho fatto lottare Chavo perché è messo male. Se potevo tirar su qualcuno, però. Fatica meno 30, ok. Perché hai fatto riposare John Cena? Perché mi serve fresco. Ma sei pazzo? Perché? Meno 15 di popolarità era già basso. Ma mi serve per il pay per view? Che è tra 3 settimane. Ma te ho capito. Adesso tocca a me fare lo sciopero. Allora, promo. Andiamo. Promo 2. Cos'è questo entusiasmo per tag team? Sì. Vai qua. Che cos'è? Bloccato King of the Ring. The Generation non abbiamo mai fatto entusiasmo per tag team perché è la prima volta che lo vediamo. Infatti, ci volevo io, Ma come fai a fare entusiasmo per tag team? Infatti sono tutti grigi. Tutti grigi e puoi fare neanche uno, mi sa. Questi sì, perché io li ho. Rock and Sock Connection, wow, grande. McMahon. New Breed chi sono? Punk e Corvone, figlio. Ma New Breed chi sono? Corvone? E... Shad. Ma che Shad? E quell'altro, mi ricordo. Elijah Boy. Ah. Mi veniva... Monty Brown, ma è sempre Corvone. E anche i CW Original. Grande i CW Original. Fole e Funk. Ma Sabu non sta bene in quell'immagine. No. Squadra vuota, e qua sono tutte squadre vuote. Ok, anche allora. La squadra antimafia. Eccoli qua. Ok, e questi. Mi hai fatto scoprire una cosa che farò. Che cavolo. Ok. I CW. È pronta per iniziare lo show. Primo match, Snitsky contro John Cena, normale. John Cena. Incredibile! Cazzo, che botta! Snitsky! Che botta! Adesso manderà un'email a qualcuno là. Sicuramente. Eh? Corvone contro Ric Flair. Corvone. Ric Flair. Match 3, Michelle McCool contro Mickey James. Mickey James. Anche se non si scrive così. L'ho azzeccato finalmente. Kenny Dykstra contro Mark Henry nel parcheggio. Mark Henry. In origine fu Mark Henry. E visto che siamo anche sotto nel parcheggio sotto casa sua. Nel parcheggio di casa sua. Mark Henry, l'unica origine che non ha vinto era stato un suo lottatore. Quando? Settimana scorsa. Main event! Brother of Destruction. Quindi Undertaker contro Helms? No. Undertaker contro Umaga? Sì. No, è Ken che lotta. Sbagliati. È Ken che lotta. Ma quelli che lottano non sono in il mezzo. Il primo che scegli chi è? Quello che lotta o no?
Per me sì, è quello che lotta. Quello sopra era Kane. E allora perché l'ha messo dietro? Cazzo ne so, io ho scelto prima Kane. Sarebbe stato per scontato, cioè fosse stato per me, sarebbe stata Umaga contro Kane, questo, contro Undertaker, questo match. Ma li hanno messi anche male, perché in teoria... Però se vedi dove c'è scritto, è Kane Umaga. In teoria è Kane contro Umaga, i manager sono Hemis e Undertaker. Kane. Umaga. No, Umaga, botta! Dio. Ok, vai, continua. Come continua? Ok. Giù? Ok. Ah. Raw. Com'è? Raw. Com'è? Tu com'è? Sì. Serviva popolarità a Masters, che anche ha perso. Più 5. Bravo Masters. Allora devo guardare soltanto un secondo. Cali è proprio. Vedi che si sta riposando però. Vedi che è sceso. Canade. Lo so che perderà un po' di popolarità. Grande successo. Fatto un bel massaggio. Tocca ancora a te. Prova ad andare a vedere se riesci a liberarti di... Non volevi liberarti di Kali. Devi andare. Opzioni contratto. Svincola. Così. Ciao! Ti esimerai dal pagare $133,000. Ricorda che in base agli accordi contrattuali dovrai pagare una parte dell'ingaggio rimasto al superstar. Sei sicuro? Sì. Più 8, grande successo. È Greca lì. No, è John Cena che ha perso. Vedi, scarsa popolarità, meno 15. Mi aspetto che aumenti la mia popolarità o mi annulli il contratto. Hai capito? Cioè, gli hai fatto fare il riposo. Io spero che mi mandi una mail perché ne possiamo parlare. Cazzarola. L'unica cosa tocca che devi fare John Cena era il riposo. Tocca a me. Fagli fare data trofeo, va. Più 5. Di continuare a farglielo fare. Certo. Se no. Dimmi se John Cena si sta proponendo. È Cali. Pronto? Dopo arriva anche a me, il messaggio, vedremo. Sono una paga competitiva in base al mio livello di... Che ne pensi? 110? Come faccio a accettare? No, te li do subito. Santo elimina. Te li do subito. Porca vacca, come si fa? No, non c'è lì, è inutile. Andrò qua! Sì, ma si può selezionare. Vaffan bagno! Ma vaffan bagno, come si fa a prendere John Cena che mi ha chiesto pochissimi soldi? Mi ha chiesto pochissimi soldi? Tu, ma dovresti andare ancora là per me. Fate fare a me dopo telefono. Che guardiamo. Andate a... perché non lo prende lui. No, perché sono l'unico che ne ha uno in meno. Vai al telefono. Non c'è da accettare il telefono. Prova, vai al telefono, ci sarà qualcos'altro. È inutile che guardi Kali, è felice perché è fuori gioco, cazzo. È felice. Dove? Sì, c'è scritto felice. Guardalo, è felice. L'han buttato fuori al naso rotto, è felice. Cazzo. Ma se io lo prendo adesso, hai ancora il naso rotto. Io ma soprattutto sarà ancora felice. Io l'ho fatto per la sua felicità, Era quello che voleva, andarsene fuori dalle balle. Ma John, dimmi come faccio, John. Fatto, guarda lì un attimo. 110.000, allora. Ma solo. Sì, messaggi. Ci sarà un... Non si può. Ma porca di quella... Già non potrò neanch'io che ho disponibilità di roster. Devi svincolarlo, poi lo prendo io. Ma no, è impossibile. Per me se gli fai l'offerta viene... Non è da svincolare, ma figura che svincole John Cena.
Vedi che ci avevo sceso senza farlo lottare. Eh beh, questo sì che è un gioco giusto. Solo però mi dai soldi e basta, mi sa. Ah no, più due. Ci ha faticato di più e che non ci ha dato soldi. Mandiamo King Booker. Mai usato. Vai. Grande King Booker! $6,000 forza, sì! Puttana! Sì! Ma fatica, ragazzi, 20%. Guardate com'è contento! Ma come ha faticato? Fa niente, non lo fa mai. Vabbè. Vedi che ha sempre a fare i soliti. Non mi ha mandato il messaggio. Vedi, ti sta bene? Su da me, vuol io dire che da volevo me acquistarlo. Sì, ma gli serve la popolarità, John Cena! Figlio figa, lo fai apposta. Capito, eh. Quello che ti ha mandato su a te, così mi ha mandato i soldi. Mi ha mandato su 6.000 dollari. Cazzo, non l'hai stancato? E la fatica. E la popolarità non è salita. E adesso tocca ancora a me. Dai. Fallo stavolta, data trofeo, devi continuare a fare, no, data trofeo, trofeo, voglio un'altra cosa, Cina, gli autografi. No, data trofeo, c'è il rischio di dare più 8 di popolarità. Devi continuare con John Cena come ha fatto lui con CM Punk. Il film, un eroe. Ma te lo stanca. Evento film, pubblicità pay per view. Fai quello che vuoi. Fai, ecco, evento benefico, non stanca. Però costa $500. Ma io i soldi li ho. Le ultime. C'è anche il trofeo, costa $500. Ma benefico ti stanca anche, tutto ti stanca per me. Sollevo un morale di non c'è un coso che non ti stanca, altri, una piccola somma e fini. Ti stancano le interviste, cosa vuoi che non ti stancano? Prendi un po' quelle di tempo per te stesso per passare pure, eh? Se guadagnerai un po', non potresti rimanere all'asciutto di denaro e di fatica. Ah, evento benefico. Due. Devi continuare così con John Cena, non ce ne sono di storie. Io invece cosa devo fare? Ciao, purtroppo gli ho fatto fare quella roba là e è salito ancora. E scende di popolarità. Bah. Chi è che è insoddisfatto? Tutti. L'unico felice è Khalid. Master soddisfatto, Chavo insoddisfatto, Battista insoddisfatto, Bobbiletta insoddisfatto. Pronti, ragazzi? Bene, allora, quindi tu non hai rivalità perché ti sono finite al pay per view e non è ancora fatte. Quindi questa è una puntata interlocutoria post Judgment Day, per lo più parleremo e quindi i match sono solo di contorno. Però Elijah Burke ha tante robe da dire e anche tante robe da fare e ce l'ha con tante persone, a partire da Mr. Kennedy. Quindi vince Elijah, dai, lo vedo Kennedy convinto. Già Finlay e Regal, chi sono i campioni? Finlay e Regal. Hardy che te grande, sempre il mio show, cambi di titoli ogni volta. Campione CM Punk. Elijah. Ne ha per tutti, anche per il campione. Punk. No, dai Elijah. Un colpo al cuore, che perché potrebbe perdere contro gente del calibro di Elijah. Campione è? Edge. Campione Edge, ma Carlito, io so che lui potrebbe vincere. Carlito. Edge. Sandman. No, Nitro. Abbiamo un nuovo campione. Azzeccate quasi tutte, ragazzi. Eh? Un messaggio. Vedi, è il John. È il John che chiama. No, MVP è pronto a tornare. Ah, peccato, per un attimo speravo che potessimo vedere. Guarda, se MVP, cazzo, cioè, guarda, c'era Gricca lì che è pronto a tornare. Riprendimi. Bene, bene, potrò usare MVP e non far lottare due volte Elijah Burke. Tocca ancora a lei. Tocca ancora a lei. Sì. Che c'è sta? Cali? Jim Ross vuole di interferire con un altro show. Non amo queste pratiche. Ma aveva già chiesto, ma l'aveva già mandato. Puoi inserire stili nel tuo programma dei match, se avranno effetti sugli show degli altri. Ok. Quindi io sono rimasto a 7 o ero sì a 6? No, ero a 7. 7 e 6, non è cambiato niente. Fan.
Match della settimana, grande Booker! Più 70.000! CW, 2,5 stelle. Raw? Sempre 2,5. Boom! No, sì, ero 2,5. Io ero 3. È come settimana scorsa. Come settimana scorsa? 2,5, 3, 3. E... calati drasticamente quelli di CW, se non mi sbaglio. 3.230.000. E io ti ho 2.980.000. Match della settimana, la nostra match della settimana, la battaglia in cui la superstar di Raw, King Booker, ha conquistato la vittoria, un match che i fan hanno adorato, dandogli ascolti di 3.5 stelle. Stelle! Il massimo della settimana, sintonizzatevi! Questa settimana siamo certi che almeno una di queste superstar avrà molto da dire sugli eventi. Raw ha dominato questa settimana, non ce ne sono di storie. E ora continuiamo. No, vediamo. Ma Tommy, top 10, secondo. Che premio. Power 25, Batista è là. Primo rimane primo. In testa. Edge, da terzo diventa secondo. Randy Orton sale a terzo. Rey Mysterio scende da secondo a quarto. Dai, secondo me uno è crollato e si chiama John Cena. Dai, Umaga sesto. Da ottavo a sesto Umaga, Melina resta lì. Bobby Lashley va su all'ottavo. Grande Bobby Lashley. Ric Flair scende. La coppia Kane Undertaker rimane lì. Si scambia con Chris Master, undicesimo. ETG e Shad salgono. Punk da ventesimo a tredicesimo. Wow. King Booker da diciottesimo a quattordicesimo. Carlito scende. Corbon sale. Un bel salto anche gli Hardy. Si salgono. Sandman sale. Mickie James rimane uguale. L'Iceberg scende. Ne ha persi. No, ne ha perso uno. Ha perso uno da 15 a 20. No, nel senso ha perso un match. Oh. Scusami, Torrey Wilson rimane uguale. John Cena fuori dalla top 25. John Cena fuori dalla top. Anche Cali è fuori dalla top. È fuori dalla federazione. Cali, guarda la tua mail. Dai, è ancora lui che ti dice vorrei interferire. No, che salve. Che l'altra. Voi vedete che noi siamo cambiati in modo diverso, perché la prima parte l'abbiamo registrata un giorno e la seconda un altro. No, perché magicamente ci sono cambiati i vestiti addosso. Ah, devo fare lo show? Chavo è stanco. Cali, ce l'hai ancora? Chavo è stanco, mia rivalità. Cali è un free agent. Promo pubblicità e promo pubblicità. Siamo pronti. Primo match singolo con manager contro singolo con manager. Kelly Bobby Lashley contro Kelly. No, sto scherzando. Melina contro Kelly. Melina è la campionessa. Kelly. Sbagliato. Kelly. Ah, non vince mai sta Kelly di... Kelly di merda. Kelly. Ancora. Candice ha perso prima. Vedi. Grande Kelly. Il titolo non lo vince per vincere con questo. C'è in palio il titolo qui in un ladder tornato tag. Ancora DX. Ormai la DX, ragazzi, è ormai andata. Mysterio Booker. Continua, dai Booker. Vince Booker. Main event, Batista contro Chris Master, copiato da Candice. Master! Indovinate. Raw is Masters. Tocca a lei. Allora, fatemi vedere per cortesia. Chi è messo male? Johnny Nitro ha sempre troppa poca popolarità. Grande successo. Più 8, ma solo lui. Peppino, com'è sta cosa che quando lo fai tu fai più 1? Più 1, più 2.
Accenditi, pezzo di asino. Lì, mi si è cancellata una rivalità. Ma non devi fare lo show adesso, eh. Sì, una mi si è cancellata. Chi era? Ah, John Cena e Randy Orton. Eh? Perché? Ci vede che l'ultimo show non l'hai fatto. Vabbè, rifarla. No, potrò, se non c'è più, basta. La settimana prossima è il pay per view, E Randy Orton è il campione. Ma se si è cancellata, perché allora? Perché non hai fatto il match tra di loro. Che coglioni, devo far per forza il match. Avevo fatto una cosa? O altrimenti promo rivalità. Ma avevo fatto io la cosa, l'intervista. A quanto pare non abbiamo fatto intervista, non è promo rivalità. E non mi ricordo neanche che rivalità. Legend Killer. Ah. Vabbè. E poi quelle due là che io non devo sbolognarle. Vedi, hai già 4 match lì pronti da fare nel tuo show. Guardali bene. Quei due lì e quelle due lì. Devi mettere in piedi un altro. Se hai 12 atleti, l'ultimo, te ne rimangono solo 2. 2, 4, perfetto. 6 e 8. E 10, perché sono 10, 4. 4, 10. Devi far B però, vai indietro. Più 5, dai. E più 10 non è tanto di fatica. Cos'è ancora John Cena che ne ha piene le palle? Kim Booker c'è anche una... Ma che cavolo fai? Fai match belli, eh? Ma voglio sapere come. Non cazzo... ci può, Pepino, inutile, no, leggi. Smettila, vai avanti che devo andare. Non rispondere. Vedi? Ma che cazzo? Come hai fatto? Ho schiacciato A. Basta schiacciare A. Ma quando? Fai A. Lì? Guarda, schiacci A. E dopo schiacci ancora A. Ma te pensi, non ti esce qua però. Potrei essere interessato a cambiare bandiera se mi fai un'offerta migliore di quella che ho a Ro. Cosa rispondi? 100. Però no, adesso non mi dà più A. Faccia, perché hai già scelto. Hai scelto di prenderlo? Sì, senza guardare il conto. Ma se lui mi dice potrei essere interessato. Cosa rispondi? E tu gli hai detto scegli, ok. Ieri di posto faccio un'offerta più alta. Quindi è mio adesso. Non lo so. Ma fammi andare a vedere. Ma certo, va via così senza dirmi niente. No, dovrà dirglielo a lui prima. Ma che cazzo! È mio Booker. Che tanto c'era uno che mi ha detto che dovevo prendere Kim Booker. Kim Booker, ed è anche felice anche io, vedrai che bello che dici. Ah, ma così proprio, meno male che non l'avete fatto l'altra volta. Ma ci sono rimasto di merda. Il tuo grande uomo, adesso cosa fai? Ma cazzo, avevo fatto prima il bene, ne ho il uno match in della più. Serata, 3 stelle e mezzo. Ne ho uno in più da mettere in show. Ma che bello. Allora, dove ero rimasto? Devo fare lo show. Ok, andate tutti a fare. Promo 1, faccio. Mi stava così piacendo, Booker.